Lunedì 2 dicembre si è tenuta la cerimonia di consegna di un defibrillatore all'Istituto IIS Pitagora di Policoro, uno dei 20 kit che l'associazione World of Colors aveva acquistato con i proventi ricevuti in beneficenza nei 2 anni precedenti. Alla cerimonia hanno partecipato alcune classi dell'istituto, insegnanti e personale ATA, la dirigente Maria Carmela Stigliano e in rappresentanza del comune il presidente del consiglio Domenico Ranù e l'assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e turismo Daniela Di Cosola. Dopo la cerimonia, il defibrillatore è stato sistemato nei pressi dell'ufficio della presidenza, al primo piano, e molto presto saranno formati alcuni ragazzi, docenti e personale ATA all'utilizzo dello stesso. Un motivo di vanto per la nostra comunità che si riunirà sabato 7 dicembre al Pala Ercole di Policoro per la serata più importante del 2019. Dottoressa Stigliano, il defibrillatore è diventato realtà all'IIS Pitagora di Policoro. Cosa farete per istruire chi potrà utilizzarlo? È diventato realtà il defibrillatore all'Istituto Pitagora di Policoro grazie alla solidarietà e grazie a World of Colors che appunto ha donato. Cosa faremo? Innanzitutto, stamattina il defibrillatore sarà posizionato in un luogo accessibile a tutti, affinché i docenti, il personale ATA, tutto dell'istituto, i ragazzi stessi, perché no, lo possano utilizzare. Però per garantire l'utilizzo è bene parlare, ma soprattutto fare formazione. Infatti lo step successivo sarà quello di organizzare insieme con l'RSPP d'istituto un momento di formazione rivolto in primis ai docenti, poi al personale ATA, quindi agli amministrativi, ai collaboratori e poi a seguire naturalmente, perché no, anche ai ragazzi, quelli naturalmente più grandi, soprattutto delle classi quinte in uscita. L'associazione World of Colors, in collaborazione con la Proloco di Policoro, quest'anno apre la settimana del 7 dicembre con la consegna del defibrillatore all'Istituto Professionale Pitagora di Policoro. La consegna testimonia la continuità di un progetto, Un Battito per la Vita, che ha come obiettivo quello di creare, o meglio di contribuire a creare, una comunità cardioprotetta. Tant'è vero che l'anno scorso un altro defibrillatore fu consegnato al Liceo Fermi di Policoro. La settimana del 7 dicembre dell'associazione World of Colors continua con una serie di eventi, in particolare ci saranno delle testimonianze all'interno delle scuole, sempre della comunità policorese, che vedono la presenza e la testimonianza da parte di personaggi illustri quali il colonnello Carlo Calcagni, che è un militare dell'esercito italiano che in seguito ad una malattia contratta proprio durante il servizio ha continuato comunque ad essere, diciamo così, a trarre da questa malattia la forza di volontà per combatterla, e questa sua testimonianza con il suo motto, che è quello di non arrendersi mai, vogliamo trasferirla e trasmetterla attraverso il colonnello nelle scuole. La settimana si concluderà con lo spettacolo finale, quello del 7 dicembre appunto, che vedrà una serie di ospiti dai Modù a ospiti musicali veri e propri come Mario Rosini, Fabrizio Bosso, Nino Buonocore, e poi i premiati della serata di quest'anno, che sono l'ex ministra Trenta, per l'appunto Carlo Calcagni, Fabrizio Bosso e Agostino Penna, che è vincitore dell'edizione Tale e Quale Show 2019. Ah, dimenticavo la cosa più importante: l'evento di quest'anno ovviamente finanzia un progetto come ogni anno, ed è sempre un progetto, un sorriso in corsia, ma quest'anno il ricavato andrà per l'allestimento dell'area ludica del reparto di neuropsichiatria infantile di Matera. Vi aspettiamo tutti presenti al Pala Ercole di Policoro il 7 dicembre.